è un movimento e le forze and the intensity growing between one moment and another. Daniele Albanese, hai presentato FON questo fine settimana qui a Berlino, in Germania. Qual è stato la tua sensazione, l'approccio con il pubblico tedesco? So che avete fatto anche alla fine un talk. Quali sono stati i principali critiche? Secondo te com'è il pubblico tedesco rispetto a quello italiano? Dacci un po' di sensazioni a caldo. È la seconda volta che presento una cosa qui a Berlino, sempre a Doc Health, quindi una situazione abbastanza, chiamiamola underground, quindi abbastanza semplice, non è un festival grandissimo e super istituzionale. E entrambe le volte devo dire che ho avuto delle belle sensazioni, perché c'è pubblico prima di tutto, e c'è un pubblico attento e anche molto preparato. Quindi ieri abbiamo fatto questo incontro post spettacolo, condividevo la serata con altri due artisti che abitano a Berlino, già questo è molto interessante. E anche l'altra volta che sono venuto, quindi 2 anni fa, condividevo la serata e c'è sempre uno scambio molto piacevole, quindi una situazione non complessa o difficile, ma una curiosità reciproca con gli artisti di qua e magari anche con future collaborazioni, insomma anche un modo di conoscersi. E il pubblico era contento di vedere lavori diversi ma accomunati magari da un filo che legava questi tre mondi, e ha fatto domande molto pertinenti. In Italia probabilmente si è abituati a vedere spettacoli molto più impacchettati, cioè finiti e puliti, e se non vengono presentati in questo modo sono subito soggetti a critiche. Invece qui a Berlino si segue molto la poetica dell'artista, secondo me, quindi si cerca di entrare, di capire cosa sta tentando di dire, e si è aperti probabilmente a formati diversi e sperimentazioni. Questa è la diversità principale, ma le domande che hanno fatto ieri erano molto profonde, molto venivano da persone che erano dentro a un processo, quindi che avevano una grande curiosità anche propria di ricerca. Insomma, il pubblico non era un pubblico passivo che dice mi è piaciuto o non mi è piaciuto, ma cercava veramente di entrare nel lavoro. E questo forse in Italia a volte manca un po', c'è ancora c'è un forte giudizio, diciamo, se si cerca di valutare subito se l'opera funziona o non funziona, e ci si ferma un po' a quello stadio. Invece questa qui non è neanche una domanda che ci si pone, la domanda è proprio perché e perché sta facendo quella cosa quell'artista. Queste sono le sensazioni principali, insomma, che ho a caldo.
tutto il lavoro ci sono forze che agiscono sul corpo. E, da qui anche quello che stai dicendo di un invisibile, c'è cioè qualcosa di invisibile, c'è sempre un luogo altro di riferimento. Si vedono delle cose, ci sono delle situazioni di luce, ma poi la luce va via. E vedi i movimenti, vedi una partitura, ma ciò che importa forse è ciò che non vedi, cioè c'è questo rapporto tra ciò che è visibile e ciò che è invisibile. Ovviamente come esseri umani alcune delle forze importanti che agiscono su di noi sono forze anche politiche, quindi come scelte e decisioni o pensieri vanno a influire sulle trasformazioni fisiche, sul modo di rapportarsi allo spazio, al corpo, a tante situazioni. Mm-hmm. E in questo senso, dato che molto ha a che fare con leggi della fisica probabilmente subatomica, nel modo di lavorare che ho da un po' di anni, tanti scienziati mi dicono che alcune delle cose che faccio ricordano alcune scoperte di questi anni, per esempio in fisica. Sembrava assolutamente interessante mettere queste voci che criticano o parlano degli armamenti nucleari e ma diciamo che è una cosa che è nata dai fatti, cioè non è stata una scelta a priori, cioè durante il processo abbiamo fatto una serie di esperimenti, e questa è una cosa interessante che a volte è anche spiacevole, è una cosa anche che un artista magari vorrebbe essere del tutto chiaro, e invece sto iniziando ad accogliere un altro modo di lavorare, quello di avere un modo chiaro e una linea che sia coerente, ma accadono, ci sono degli accadimenti, tipo questo che mi indichi tu della luce, dell'abbagliamento e di come mi avete visto rispetto a com'era la visione iniziale del lavoro, che modificano il lavoro. Quindi in questo caso cercavamo una situazione, per esempio una situazione di guerra, una situazione dove volevamo vedere un corpo più umano rispetto a un corpo in un buco nero, volevamo vedere un corpo finalmente sulla terra, e abbiamo pensato di utilizzare queste voci che sono anche una critica, diciamo, ad alcune cose storiche che hanno avuto e hanno in questo periodo in particolare, stanno tornando estremamente attuali per i vari problemi che leggiamo, insomma, nel mondo. La tua famiglia? Sì, vabbè, ho mio padre è fisico e mia sorella è una fisica, insomma, ho conosciuto molti fisici da quando sono piccolo e sicuramente mi hanno dato molte indicazioni anche per questo lavoro. Perché c'è proprio un concetto. Sì, è una cosa molto bella, è un titolo bellissimo, è una cosa stupenda. Sì, ho delle istruzioni proprio date dalla mia famiglia con delle varie chiavette USB che devo studiare sulla meccanica quantistica. E che sono estremamente interessanti perché molte cose, ma questa è una cosa che sappiamo già. Però molte scoperte attuali in fisica ricordano tantissime cose che facciamo nella danza contemporanea col corpo. Mm-hmm. Non sono la stessa, non hanno una validità scientifica quello che sto dicendo, però casualmente applichiamo degli schemi di pensiero o di lavoro che sono molto simmetrici con queste scoperte, e questo è un fatto interessante da indagare. Sì, c'è questa definizione, l'orizzonte degli eventi, che è un titolo bellissimo ed è così anche in inglese, no? Event Horizon si chiama, che è praticamente una superficie immaginaria attorno al buco nero,
che ha la distanza dal cuore del buco nero, che è chiamata raggio di Rothschild, qualcosa del genere. Tutto ciò che è dentro, all'interno di questa superficie, che da una parte questa superficie non può uscire, viene risucchiata dal buco nero, quindi anche la luce, quindi non puoi vederla. Tutto ciò che è esterno può ancora uscire dal buco nero. E questa è una cosa molto interessante, perché dici, noi sappiamo che ci sono i buchi neri e, come, e sono anche studiati, ma come li studi? Li studi studiando tutto ciò che è attorno al buco nero e vedi come si comporta la materia in prossimità, quindi quasi al confine. E questa idea anche di confine, di passaggio da luce a buio, è molto presente nella solo, credo che tu lo credo che si possa vedere, forse nel lavoro complessivo di un'ora ancora di più, a quell'idea di confine, che è sempre una zona piena di conflitti, ma piena di ricchezze. In tutto FON, anche il lavoro complessivo di un'ora, la luce è importantissima e le luci sono di Alessio Guerra, un light designer molto bravo con cui praticamente abbiamo lavorato per tutto il processo dello spettacolo, quindi per un periodo molto lungo. Il rapporto luce e non luce è fondamentale, un po' in tutto lo spettacolo le contrapposizioni tra ciò che vedi, tra ciò che c'è e ciò che non c'è, è un po' il leitmotiv della drammaturgia. E quello che si verifica solitamente è improvvisamente il pubblico è abbagliato, non vede più la scena, poi quando si sta riabbassando la luce intravede la scena che però finalmente è vuota, cioè vede un deserto. Formato per tanti anni, ho fatto proprio un'università in Olanda e non esiste più come centro questo, era un centro estremamente sperimentale dove non c'era neanche un SDO. No, si chiamava IDDC ad Arnhem ed era nato dall'SNDO, cioè l'SNDO di Amsterdam si era diviso, una parte dello staff e dei direttori è rimasta lì. Si è creato quest'altro centro, quasi in contrapposizione se vogliamo, avevano delle visioni leggermente diverse. E quest'altro centro ad Arnhem, dove mi sono formato io, e che è finito, è leggermente confluito nella Dance Academy, che si chiama Artes, ad Arnhem, però non esiste più come programma di studi. Era estremamente all'avanguardia perché avevi la chiave della scuola, potevi andare alle 3 di notte a fare la tua ricerca, perché tu lì eri, non eri un danzatore, uno studente come che vuole fare il danzatore, eri potenzialmente un artista, quindi dovevi avere totale libertà, avevi mezzi pazzeschi, avevi un teatro, le luci, la sala musica, la sala video, gli studio dove fare le cose, avevi le videocamere, avevi tutto. Avevi uno staff che insegnava lì sempre e guest teachers che venivano dall'estero con cui potevi lavorare per periodi variabili, potevi fare il tuo programma di studi, perché alla fine dei 4 anni dovevi avere un certo numero di credits, ma se non ti piaceva fare improvisation con quell'insegnante, tu dicevi io non faccio improvisation, faccio
complex movement questo mese perché c'è l'insegnante che mi piace, oppure non faccio niente e faccio mio lavoro, homework. Quindi ti costruivi il piano di studi e sceglievi tu con chi approfondire le cose. In questo posto venivano tutti i grandi maestri americani, Dusty Paxton, Lisa Nelson, Deborah Hay, persone veramente di altissima levatura. Nello staff della scuola c'era per esempio Lisa Kraus e Eva Kazak, che sono due grandiose movers, cioè credo tra i movers più completi, complessi che si possano immaginare, che hanno danzato per tanti anni con Trisha Brown. Eva è stata per esempio nel primo cast di Set and Reset, di Opal Loop, e sto facendo un progetto con lei dove faremo un duetto insieme. E abbiamo alcuni appuntamenti anche in Italia di residenza. E sharing col pubblico, dove di fatto avrà la forma di uno spettacolo già nel 2018, ma per noi è più uno spettacolo evento, una cosa che facciamo in quel luogo, e nel 2019 dovremo invece svilupparlo come produzione vera e propria, se troviamo ovviamente le risorse, per creare un vero e proprio duetto dove io posso danzare con Eva Kazza, che ha un'età molto diversa dalla mia, ma da cui imparo tantissimo e si muove probabilmente molto meglio di me, quindi per me è un onore, una grande occasione di crescita, per anche accedere a delle informazioni, a delle cose che hanno fatto la storia della danza alla fine.